Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua a parlare un po' del mio arco, del mio caro PS Laser e della sua velocità. Se vi ricordate avevo già provato a parlare un po' di quest'arco, avevo anche un po' parlato della messa a punto e avevo lasciato un po' in sospeso la velocità. Fatto sta che a me è capitato l'altro giorno di essere al campo, di allenarmi un pochino, avevo con me il cronografo per le frecce e ho voluto fare delle prove, sia per vedere quanto quest'arco sia realmente veloce e anche per togliermi qualche sfizio. Allora, partiamo da alcune considerazioni. L'arco che ho usato negli anni passati per fare le gare 3D e sul quale ho cercato di avere grande velocità è un PS X-Force del 2008. Magari qualcuno di voi se lo ricorda perché quando uscì sul mercato ha un po' rivoluzionato in termini velocistici il mondo del compound. 33 asse asse, 3,40-3,48 piedi al secondo di velocità dichiarata. Lo usavo non al massimo delle libbre, con frecce da 283 grani e alla fine avevo una velocità effettiva cronometrata di 321 piedi al secondo. In pratica questa è la sua scheda. Niente male, vero? Ecco, con le stesse frecce e con il PSE Laser, che non è un arco da 3D, per cui non è un arco che fa della velocità il suo punto di forza, tant'è che è 37 asse asse e 3,15-3,23 di velocità, con la stessa freccia faceva solamente i 288 piedi al secondo. Stiamo parlando davvero di parecchio velocità in meno. Questo è il suo schema. C'è una bella differenza, se li guardate entrambi si nota una bella differenza, ma non è quello che mi interessava, perché in realtà non intendendo usare quest'arco per il 3D sono andato a fare la prova con le mie frecce da targa delle Nano Pro da 500 di spine e con la punta in tungsteno da 120 grammi, quindi stiamo parlando frecce che complessivamente pesano 377 grammi. Ora, la velocità di quest'arco con 377 grammi è questa, 258 piedi. Devo dire che tutto sommato non mi è dispiaciuto, mi sembrava una bella velocità. Certo, stiamo sempre parlando di 30 piedi in meno, ma con più di 90 grani in più di freccia, quindi tutto sommato, secondo me è buono. Ho sempre detto che questo è un arco che secondo me è molto valido e vale più di quello che costa, probabilmente. Però, qua arriva la cosa divertente, mi sono voluto togliere uno sfizio. Ebbene sì. Ero lì da solo al campo, ho fatto le mie prove di velocità all'uscita, quindi ho messo il cronografo a un metro, poco più davanti all'arco e ero attaccato al paglione. Ho detto, ma rischiamocela, cronografo a 50 metri. E ho tirato. Volevo vedere la velocità d'uscita e la velocità d'arrivo. Risultato? La velocità d'arrivo è 238 piedi al secondo, cioè stiamo parlando di 50 piedi persi, che secondo me è davvero tantissimo. A questo punto mi sono detto, beh, ma che me ne faccio di tutti questi dati? Ho inviato il peso della freccia e la velocità a una mia collega di fisica, con cui spesso ci divertiamo a parlare di balistica, di cinematica, e gli ho chiesto di calcolarmi un po' di cose. Ed ecco quello che mi ha calcolato. Tutte le misure sono state trasformate nel sistema internazionale, quindi metri al secondo, e la cosa interessante che si può notare è la decelerazione, meno 7,3 metri al secondo, quadro, accelerazione, quindi accelerazione negativa, è quanto rallenta. È interessante questo fatto, rallenta parecchio, tant'è che io poi per sfizio le ho chiesto di calcolarmi ipoteticamente quando la velocità sarebbe diventata zero, cioè quando sarebbe fermata la freccia. Ha calcolato 410 metri.
Quindi 410 metri, quando stiamo calcolando la parabola, sarebbe la distanza che farebbe la freccia. Probabilmente con un angolo di 45 gradi sarebbe possibile arrivare anche più lontano. Probabilmente glielo chiederò prima o poi di fare in questo calcolo. Ma cosa fa rallentare la freccia? Praticamente solo l'attrito. L'attrito dato dalla punta, dalle alette, alette che in realtà, come vedete, non sono neanche grandissime, in realtà dalla superficie. Quindi l'attrito è una forza di 0,18 newton. La forza d'attrito di 0,18 newton non sembra tantissima, ma in realtà anche la freccia è leggera. Di conseguenza, questa piccola forza d'attrito è sufficiente per rallentare di 20 piedi al secondo in 50 metri una freccia che pesa 377 grammi. Quindi tutte le proporzioni sono rimpicciolite. Alla fine cosa ci insegna questa prova? Non tanto qualcosa sulla velocità di quest'arco, perché non era quello l'obiettivo, quanto piuttosto ci incuriosisce la differenza di velocità tra l'uscita della freccia e l'arrivo della freccia. Ecco, ciò mi suggerisce una prova che potrò fare in futuro. Provare a vedere due frecce diverse, dal peso diverso, a che velocità escono dall'arco e a che velocità arrivano a 50 metri. Sono convinto che avrò delle belle sorprese e davvero potrei iniziare a discutere sul senso di una freccia leggera o pesante, poiché non è detto che la freccia più leggera che parte a una velocità maggiore arrivi a 50 metri a una velocità maggiore. Sarà una prova interessante soprattutto in ottica 3D e anterior field, ma non è questo il momento perché quest'arco lo sto provando per il targa. Ciao a tutti, alla prossima!